Nonno! Oh, nonno. Ma insomma, quante volte ti ho detto che non devi assolutamente andare al saloon? Su, avanti, bevi questo. Io non lo bevo il latte. Non lo voglio perché mi fa male. È inutile che cerchi di darmelo. Avanti, avanti, su, bevi. Basta? No, tutto. E poi il latte a me ha portato sempre scalogna. Guarda laggiù chi arriva, guarda. Non badare a quell'avvoltoio, nonno. Come al solito, Pepe. Sì. Buenos días, signorita Cora. Se sono qui è perché Rodrigo Rodriguez non fa che pensare a voi. Perché resterei in questo lurido paese se non per la deliziosa tortorella che ci abita? Sicuro. Solo che domani parto. Ah, benissimo, bravo. È un'ottima idea. Ma fra due giorni sarò di nuovo qui, nonno. E spero, Hermosa, che al mio ritorno troverò una risposta che addolcisca le pene di questo povero cuore che vi ama pazzamente. Se fossi in voi non ci conterei, signor Rodriguez. Una fanciulla affascinante come voi non ha che una sola cosa da fare nella vita. Sapete qual è? Puntare sul cavallo vincente. E io, mia dolce tortorella, arrivo sempre primo. Guardate che alle volte i favoriti sono proprio quelli che restano al palo o che durante la corsa fanno i capitomboli più disastrosi. Non quando rimonta il sottoscritto, mia dolce tortorella. Rodrigo Rodriguez è uno che conosce tutti i trucchi. Non gliela fanno. A presto, Nina. Andiamo, Pepe. Eccoci arrivati a... Non è granché come paese. A quest'ora la gente è tutta al lavoro. Alla miniera, più o meno. Salve, Corky. Vedo che finalmente hai trovato i tuoi amici. Tutta gente in gamba, signorina. Li conosco meglio di me stesso. Bene, è proprio quello che ci vuole per Timothy. In bocca al lupo. Grazie. Di un po', sergente. Chi è quella? Si chiama Cora, una ragazza coi fiocchi, un tipo che sa il fatto suo. Ehi, che intendeva dire con è proprio quello che ci vuole per te? Chi lo sa, vale un po' a capire le donne certe volte. Ecco qua, ci siamo. E questo sarebbe il ranch del tuo ricchissimo padrone? Ehi, Corky, ma che cosa c'è da contare? La residenza del presidente, eh?